ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. A Loreto è stata inaugurata la mostra dal titolo Amore fa queste cose, proposte per un'iconografia della Santa Famiglia, a cura della Scuola Iconografica di Seriate in collaborazione con il Museo Pontificio Santa Casa e la Fondazione Russia Cristiana e con il contributo di Banca Generali Private. La mostra custodisce e promuove il valore insostituibile della famiglia, sottolinea Sua Eccellenza Monsignor Dalcin. Qui è il posto della famiglia, questo è il santuario della famiglia, per cui potersi ritrovare in una comunanza di intenti, di spiritualità e anche di impegno a promuovere la famiglia come la grande risorsa della vita e non sempre come un problema a cui pensare, ma come la risorsa che genera continuamente vita in tutte le stagioni della vita di una persona. È una mostra di icone e quindi ci immerge nel mondo anche dell'ortodossia, della tradizione orientale. È importante ed è bello anche che questa inaugurazione avvenga proprio nella Pasqua ortodossa. Vogliamo viverla spiritualmente, questa comunione con i nostri fratelli che appartengono a questa tradizione spirituale forte, è l'altro polmone della Chiesa, quello occidentale e quello orientale. Le opere rappresentano l'incontro tra due mondi, quello cristiano e quello ortodosso, nella rappresentazione del messaggio della famiglia. Ma per me è una scoperta, devo dire, perché mi ha incuriosito sia la disponibilità di Russia Cristiana a esporre queste icone in questo luogo che appartiene a tutta la cristianità, ma mi incuriosisce proprio anche questo inserire in un codice antico di trasmissione di spiritualità come all'icona proprio il messaggio della famiglia, perché raramente ho visto delle icone sulla Santa Famiglia e questo per me è motivo innanzitutto di curiosità e di studio e anche di conoscenza ulteriore di questo mondo fantastico che è appunto l'esperienza spirituale dell'ortodossia. Una quarantina sono le icone esposte presso la Cappella dei Santi Pellegrini all'interno della Basilica Pontificia della Santa Casa. Sono nate dal confronto durato 2 anni sul tema della famiglia da parte di una trentina di iconografi italiani di diversa provenienza ed esperienza artistica, a partire dalle riflessioni di Papa Francesco nell'anno dedicato alla Amoris Laetitia e in quello dedicato alla figura di San Giuseppe. Sono il prodotto di un confronto di tanti iconografi che vengono da tradizioni, formazioni diverse che si sono voluti confrontare sull'icona della Santa Famiglia, se ancora può dire a noi oggi qualche cosa. Qual è il messaggio che comunica ancora oggi? Il messaggio è che tutto viene da Cristo, amore fa queste cose, accogliendo quest'amore allora possiamo creare questa relazione di comunione e questo poi rimanda immediatamente a Dio.